Ok, questo è il terzo gameplay di Baldo di fila. Nicola non ha mai fatto. Voglio notare. Oh, io sono sicuro che voi vi sarete dispiaciuti che nello scorso episodio magari durava un po' di meno, 33 minuti, però dovete capire, un esperimento sociale per vedere Nicola e questo quanti episodi di fila regge. E questo ne può durare 40, ci prendiamo 5 minuti perché poi dobbiamo pure caricare, metterle a caricare. 40. Cioè, oddio, possiamo fare 35 e poi sistemiamo i file perché abbiamo tanta roba da, da sistemare, giusto? 40 minuti. Allora, nella schedina abbiamo 40 minuti, quindi preciso, dai, 35 minuti ce li abbiamo. Siamo contenti? Sono stanco anche io. Se tra gli amici a casa ci sono degli esperti psicologi o psichiatri che stanno studiando, analizzando adesso l'aspetto di Nicola, secondo voi, in quale stato si trova? Secondo me più i psicologi ci vogliono i neurologi. Perché mettono le stanze che non sarebbero un cazzo di niente? Beh, per farti capire che è un mondo vivo, che non è tutto funzionale. Non c'è funzionale. Niente. Nicola ti consiglio di calmarti con le parole, che lo scorso gameplay è finito tra... implicazioni varie. Sì, c'è stato un... Poi, tra l'altro, alla Madonna. Che comunque non è considerata bestemmia, lo sapevi? Cioè, la Madonna che è quella con cui uno c'ha più remore a prendersela, perché c'è, cioè, la madre del cielo, non è che è proprio... È l'unica che non è considerata una bestemmia. Mentre tu, per bestemmia Cristo, Dio, che questa sembra una bestemmia. Come al solito c'è un sessismo latente nelle meccaniche che dominano la religione. Sembra asperso. Perché ho detto latente, ma non è latente un cazzo. Significa terre asperse. 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 Un aggettivo di senti asperso, no? Asperso. Aspiriamo. E sono piene di asparagi e delle asperse. Dai, infatti, ok. Escono dopo che ha piovuto. Cerchiamo di essere. Ma secondo me non è più bello da vedere Baldo. No, fidati che ragazzi. Guarda, questa è una zona nuova, ricca di pericoli, che comunque è ingrippante. Però vedi, abbiamo imparato una parola nuova. Asperse. Significa spruzzato lievemente irrorato. Sinonimo di cosparso condito. Asperami questa insalata. Perché piovere. Aspergimi. Aspermami. Quindi questa insalata aspersa di aceto e olio è molto buona. Esatto. Oppure sto gameplay è asperso di bestemmia. Ma secondo te, cazzo. Nick, ti vedo scarico, non va bene. Prossimo alla porta. Ma qualcuno facciamo gli straordinari e ce ne registriamo un quarto poi. Beati voi youtuber, giocate e basta. Nicola gioca. Secondo me Nicola verosimilmente preferirebbe spaccare i mattoni in una fornace. Come hai fatto a non vederlo? Nonostante in stato comatoso ce la stai facendo, Nick! Che da batto! In contrabbatto! Sei bellissimo! Le alture leone! Vai! Guarda, 10 dinghi e 5 e 5. Cos'è il cavolo? Il mio cellulare. Va bene, non fa niente. Banana Viddy! Che 10 dinghi? No. Vedete, ragazzi, il gameplay scorso era necessario per arrivare a questo punto. Propedeutico! Esatto. Propedeutico. Tutto è bene ciò che forse finisce bene. I sintomi continuano. Il singhiozzo, questo è il rigetto fisico per qualcosa. Il singhiozzo è quando tu una cosa proprio non... Per ottenere il livello. È un singhiozzo, non è che... Ma te l'ha provocato Baldo quello che fai ridere. Sei solo una faccia. I tuberi non dovrebbero crescere a queste altezze. Invece sono le uniche cose che possono essere... Cioè... dovrebbero crescere a 5 metri.
5 metri, sì. A un metro no. Perché la Germania è famosa per le patate? Perché nonostante il clima abbastanza rigido di molte delle sue zone, comunque sia sottoterra. Io sto andando tutto dritto. Vai, suona il cazzo in culo. Marino d'armi. Ah, oh, ma almeno ci abbiamo la... il viaggio rapido. Sì! Siete più eccitati voi che io. Scusa, che come si chiama sta zona? Sei emozionato, Nicola? No. Ma dai, no. Siamo a Finibaldo! Ma questi portali dei cupi che stava anche prima uno? Che si ripete? Che palle! Com'era la Madonna? Ormai, ormai picchio le cose soltanto per scaricare la rabbia. Io capisco poi che... cioè uno dovrebbe... Cosa stavi per dire? Meglio non ripetere, no. Allora, Nicola c'ha un 40% in meno di politica di correct ogni gameplay di Baldo che gioca. Oggi siamo pericolosamente vicini a un monologo di Hitler. Quanto mi mancava stare con voi, Baldo, ragazzi. Paolo non è stato dei nostri, però oggi si sta facendo tre game oggi, una bella maratona di Baldo. Bello. Questo punto unico, vabbè, c'era la zucca che si è ricreata, quindi quella potrebbe servire. Se devo piare la zucca la devo portare, aprire qualche cazzo di cosa, io quitto il gioco. Sì. Ormai Nicola parte in pre-fire qua. Questo mi dà sempre i sacchetti inutili. Renditi conto, non c'è più nulla che ti fermi. Ma che cazzo sei? Sono le sotteleport. No. No. Che cattiveria. Ciao. Non capisco più qual è il vero e qual è il bando. Bastardo. Quel verso. Loro gameplay l'ho preferito gli ultimi mesi. Sì, perché comunque stiamo andando avanti. Mi piace che passa a caso. Fide butta fino a. Tira una testa di serva. Salutiamo il Peta e tutti gli amici. Gale bomb. Allora, la missione ci diceva di andare alla parte più settentrionale, quindi secondo me deve andare dritto per dritto a nord. Bravo. Nord, che credo in questo caso sia verso destra, sì, nella mappa. No, non vi ascolto, io non avete azzeccato una volta. No, beh, ci stiamo domandando qualcosa, cioè infatti, dove sarà il nord? Voi potete domandarvi tutto quello che volete. Poi tocca a me scegliere se ascoltare. No, ma tu ma perché tanto se fa tutto da solo ed è meglio così, perché sennò per me staremmo ancora nel galeone. Che si spezza come? A me dai, zio Zanza. Zio Zanza. Ok, vedi. Bravo. Abbiamo già visti queste pedane. Ma che devo fare? No, ma guarda, non stai esplorando proprio come al tuo solito, Stai su. La grande fornace di cu. Sì, vai là, perfetto. Ma dove là? Là. Quella è la direzione. Sì, sì. Lì. Vedi che è destra, sempre sì, destra. Quella parte. Infatti a sinistra. Ecco. Sì. Ah, la mappa, vedi se adesso c'è indietro. Vedi se ti sei avvicinato, perché secondo me vai, tutto intorno al bordo e arrivi. Il viaggio di cui parlavo io.
Sì, lungo viaggio nella neve, nel freddo, devi essere attrezzato. Madonna! Wow! Ah, cos'è questo? Un debole bando delle neve. Hai visto? Il demonio. E c'è culo. Questo lo puoi sbagliare, lo so. Wow. Questo è palese, non dire la giallo di questa. È vero, bravo. Madonna. Bella. Da dove? Minchia, è mortale però, fortissimo. Oh. Non è difficile, Ma c'è un sacco di vita. Eccolo, è caduto. Morto, vai. Pelliccia di Kangmi. Basse temperature. Ma mi sa che già abbiamo fatto. Hai già picchiato un Kangmi prima? No, abbiamo preso le cose delle basse temperature. Beh, raga, adesso il gameplay è molto migliore del secondo che abbiamo registrato oggi, Sì, perché c'è un sacco di azione. Petti rossi dovrebbero morire a questo punto. Infatti quello è un petti rotto. Guarda, il problema è qua, tanto te lo devi girare tutto quanto. Non è che devi andare per forza da una parte o dall'altra. Giri, tra viaggi. Però vedi, adesso stai facendo quella cosa giusta. Cioè stai passando giusto intorno. Perché la cosa dei gufi era giusto lungo il perimetro della mappa. Facendo questo tu troverai le sabbie mobili. No, facendo questo tu... Poi un giorno mi accendi il colore. È di là, non a sinistra, devi continuare. Quindi quella era la cosa dove uccidere il Kangmi. Eh sì, qui invece puoi andare dall'altro lato, verso destra. Esatto, qui. Mannaggia la puttana. Ok, buono. Paolo e Rocco fanno come me al catechismo, parlano mentre le spiegano i professori. No, perché sto facendo caso, hai detto che abbiamo in studio? E dopo quasi un anno che sto qui mi sto rendendo conto che adesso cambia il colore. A cazzo di te. Beh sì, a volte verdi, a volte blu, a volte viola. Ma piace cambiare. C'è chi scende e c'è chi scale. Quell'albero l'hai messo lì apposta. Zio Pippo, Fatto, ieri ho incontrato la mia vecchia catechista. Eravamo io e un mio amico. E a un certo punto questo qui si scorda che c'era la catechista e scoppa un bestemmione davanti a lei, clamoroso. E lei? Male. Ti ho insegnato bene, ragazzi. io ero collassato intanto. Io appena mi sono reso conto di quello che era successo. Madonna, che ti ho letto. Madonna, vicini. Bravo. Comunque secondo me stiamo per arrivare. Chi è che sta arrostando cose? Sì, sento anche l'odore di... Raga, sta arrivando l'estate. E tutti arrostiti. Sì, ho picciato ieri il barbecue per la prima volta dopo un sacco di tempo. Che ci hai fatto sopra? Delle cose tristi, che sono venute a mangiare persone tristi che ci stanno a dieta. Quindi... Non ti invita a me, Nico, che non ti derubo. Tristi tipo il petto di pollo, secondo. Il tacchino, capito? Vabbè, il tacchino è buono. Ma sembra niente, lì si vuole fare costolette, barbecue, cazzi e mazzi sempre più.
Allora, io sarò contro tendenza, no? Ma quando accendo il barbecue, la cosa che mi piace di più fare è il pollo. Perché a me il pollo arrosto piace tantissimo. Il pollo arrosto è tanto bello. Il pollo arrosto, meraviglia. Cioè, mi piace forse più delle bisteccozze di... Dai! Vabbè, Maria. La Maria è una figura comunque importante. No, vabbè, Maria. Mai. Amica nostra che conosciamo. No, Maria è la Madonna, io lo sapevo. Ah, Maria è vero. No, è Maddalena. Prendendo una Maria a caso e chiamate la porca. Ancora. 3-1. Ma questo è secondo... un contorno, non so se hai visto. Bello, hai preso pure il pipistrello. Oh, ma vuoi smettere? Cattivissimo, bravo. Ci siamo quasi. Questo c'ha un moveset un po' a caso. Poi a volte non si può colpire. Sì, ho... Due volte, vero? Sì, due esatto. Oh, ma mocca Classcraft, ma... È morto! Un colpo bastava. Intanto. Il problema è che non mi piace il fatto che ti abbia portato qui. Perché poi che dobbiamo fare? Cinque dindi. Sacchetto di cuore. Ma che cazzo serve? Infatti, che soddisfazione. Non è niente qua. Sento della sofferenza, no? No, però non si possono fare giochi così. Ma poi non c'è un cazzo da fare, cioè io. Al massimo uccidi i cugnetti qua. Aspetta, apri la mappa, vedi quanto per quanto manca la grande fornace, vabbè. Scusatemi, Ma non questo. Scusatemi, io che sto realizzando che. Ah, a me piace moltissimo Baldo, devo essere onesto, mi piace moltissimo, però in questi frangenti qui odio la mappa, cioè a me, ti giuro, mi trovo male con la mappa, se non fosse per la mappa sarei molto più felice. Non so che devo fare. Apri la mappa, scusa, fammi vedere dove risulti. Dobbiamo andare sulla destra, ma come una bella domanda. Allora, sei là... Ma sì, porca puttana, sei... Sei lì. Io pensavo che da qui, sai, sconfiggessi il boss e andassi dentro. Aveva senso. Però vedi, pure dalla minimappa, è tutto un anello chiuso qui. Non è che devi suonare qua qualcosa. Ma non ci sono simboli. Fai uno screenshot. Sicuro che da qui non ci siano altre vie. Aspetta, qua per queste cose ci siamo persi una pietra da rompere con una bomba, di sicuro. No, la verità, questa zona per fare dire. Ma che dubbio, butta una bomba, non mi sa. Non ti vedrà. Scavato dunque. Sì. Non solo ci siamo nelle alture Leone, ma è anche una zona nuova che non avevamo mai visto delle alture. Guarda, Leone. Qua c'è anche. Ma è brutto questo muro. Una colonna invisibile. Prova dito ma buco.
Ma io non lo so, Dacco. Secondo me questa è un'altra cosa dove dovevi soltanto fare fuori il Kangami. Devo andare in basso a destra, magari ci arrivi da solo. Ok, a destra e poi ci vanno. Però qua ci siamo stati. No? Non ancora qui. A me mi sembra tutto uguale. Stavamo alla parte sinistra. Quindi. Allora abbiamo fatto, abbiamo svoltato, ragazzi. Poi ci sta il cazzo di sfruzzo. Allora che... abbiamo svoltato tutto. E poi ci stanno i vari... No, qua ci siamo stati. Abbiamo... Ah, ce l'abbiamo fatta allora. Uomini delle nevi. Vedi ste cazzo di porte di cuffie. Che cazzo di sono? Ma quella non è una porta però, pa. Invece sì, perché anche prima c'era il simbolo dei cuffie vicino. Ma vedi che lampeggia in basso là. Qui da qui. Ma io ci vado, tanto ormai. Ma questa è la cosa che mi manda al manicomio, cioè. Ti danno una direzione, ma ci sono sempre i muri. No. Lui che bellino, che cattivi. Se basta seguire così gli azzurri stiamo a cavallo. Ma secondo me vedi adesso devi andare in alto, infatti se apri la mappa guarda un attimo il volo, siamo in linea retta tipo verso la grande porta. Ma il problema è che vedi ti dicono di andare in una direzione ma ci sono barriere architettoniche a go go. Vabbè, siamo giusti, ma porca troia, cioè. Che palle anche. Non da accattare le pozioni, questo mi hanno salvato la vita. Ma quindi abbiamo sbagliato per 50 anni di gameplay, 30 gameplay. Ma no. Ma no, mi sa che la modalità assistita. Vedi, adesso siamo dritti verso la. Vedi? Sì. Ma che polli che siamo! Ma l'hanno messa da poco la modalità assistita, o no? Mo ce ne siamo accorti perché abbiamo fatto 18 ore senza. Riaccendilo che ci lampeggia. È lampeggio un po'. Mo sta lampeggiando. Non c'è la mano di testi. Ma ce l'ho. Perché ci sono. Che cazzo mi so. Come mai vai giù? Le porte. Ma sto cazzo di polvere l'avessi usata mezza ora. Poi mo stiamo su. Sì, è vero. E secondo me qua ci siamo già stati, ragazzi. Bene. Boh, completamente a caso. Eccolo là, vedi, e qua si passa. Dai, raga, dai, la c'è sta. Senti la puzza di Endgame, sì, la fornace, sento la puzza di blu. Che è The Ring! È chiaramente The Ring. Cazzo! Ma si sono ispirato. Cioè, The Ring si è ispirato a Baldur. Ma questi sono i muri che i giganti hanno costruito ai limiti della terra. Ma noi siamo sicuri di non essere mai stati qui? Sì. Questa è first time. Io sto seguendo il mio cuore, non so se avete fatto caso. No, è il puntino blu. Il tuo cuore di Tuscaloosa sa vendicarci la via. Questa è un'ottima città per Rocco che non l'ha visto. Esatto. Non ho capito. Sì! Sì, cosa? Non sei nemmeno tu che cazzo è. E sembrava una porta, cazzo. La Madonna! Ma che cazzo serve? La porfa! Eccetiri! Ormai Carlo De Roma non lo fa più il cetiri, ma. Sì, è vero, fa. Ogni tanto fa però. Ormai. Beh, è sempre simpatico. Ah sì, sì, proprio. Cioè, la lava, quella è la vita vulcana di Elden Ring. Vita vulcana. No, raga. State camera, per forza con nemico deve essere già andato. Si va, è fastidiosissimo. Piano di
Guarda, è Ori. Sì! Questa è una porta. Grande fornace. Grande fornace. Ragazzi, siamo arrivati. Madò! Che coso? Dark Souls 1, come si chiama? Il castello... Che è Lothric? No, tutte le cose, le trappole, le frecce, come si chiama? The March. Il castello dell'oblio. A me tutto baldo, no? Stava tutto baldo per me la città infame. Tutto baldo. Beh, qua bisogna andare in giro. Cetiri. No, se devi riaccendere tutte. Scorto vetro e l'occhio. Mamma mia, ragazzi. Allora, raga, il nostro gameplay terminerà tra 10 minuti. Sì, il nostro gameplay terminerà tra 10 minuti. Riuscirà Redez a sbloccare quest'area? Guarda che sei sorpresa. Porca troia. Bravissimo. Bravi, perché terrorizzato all'idea di ricominciare la strada. C'hai i riflessi su... Però sarebbe figo una moto di bando dove ogni volta che muori... Un cicchetto. Bravo, beh sì e no, poi vengo come ti dico. Ogni volta che muori perdi 20 minuti di salvataggio. Madonna. No, no. Cioè ogni morte è 20 minuti indietro. Non è bello, è cattivo. Ma che cazzo devi fare? No, la morte per Nicola sarebbe ogni morte devi riguardare tutte le cazzine fino a quel punto senza skippare. Ma che mi uccida? No, meglio, deve leggere i dialoghi. Vabbè, era chiaro, era chiaro. Però è dall'altra parte, mi sa che si è aperta. No, eh. No, è giù. Però l'inquadratura... Sì, sì, lascia fare. Ah, ci abbiamo fatto. Il teleportino. No, ragazzi, non ci credo, non ci credo. Però mi trigger che sei un po' stop rispetto a qua. Ragazzi, ma stiamo a finibaldo? Qua ci porta la vittoria, questo. Guarda quanto cazzo è operativo. Vede la terra e scava. Però ormai è tutto meccanico per lui. Sono diventato un operaio. Baldo è l'operaio della Fiat. Non della Fiat. Non della Fiat perché vedi i bulloni, me lo vedo così, insomma. Come se avvedessi i bulloni tutti i giorni. Tutti i giorni. Dai, facciamo un nuovo format. I youtuber fanno lavori vari. Non veri, vari. Cioè tipo un giorno io e te a fare i segretari al Parlamento. Ma giusto. Maria Maddalena. Un giorno è la cucina di Cannavacciuolo. Così gli portiamo il surstroming. Ho capito. Perché ho capito. Hai azzeccato la combinazione di tutti fino all'ultimo? C'è un ordine. L'ho visto. L'ha vista? Chi l'ha vista? Occhio, triangolo, polpo. Vabbè, è una cosa un po' diversa dal solito, la vedi? No, ma occhio, triangolo, quadrato, cerchio. Come l'abbiate tutte le combinazioni? No, erano sbagliate. Non erano... E quel triangolo, quadrato, cerchio adesso. Il polpo devi trovare. E dai, e dai. Non però che cattiveria, oh. Un bel simbolo di QDSS questo. È vero. Terra da ditta di. Cioè comunque sembra veramente che guardi le guide. Ah, ma ce si vedeva quello. Sì, ma non è che quando l'hai vista hai detto oh, questa è una combinazione, non hai detto niente, te la sei tenuta per te. Madonna. Perciò la gente ha la sensazione che tu leggi le guide, perché non comunichi. Caldo, biscotti, dottor Scott. Secondo me devi... Devi mettere i vestiti per il caldo, mi sa. Ma se non ce l'ho... Ah, ma quelli normali. No.
Però ti hanno dato una pozione verde. No, la banana sal cazzo lo prende. Banana verde. Ma che devo fare? Ma ci sta sto corridoio in basso a destra, secondo me, ecco, attraverso un attimo, vedi un po' che... Devi colpire quello con la bomba. È rotto quello. Guarda che muori, È rotto quello. Ah. Oh, non se mi sto a cagare sotto. Mando a casa. Vabbè, dai, fatti tutta la strada. Wow, madonna, ma che mentale. Vai, vai, scendi, scendi. Muori, vero. Cazzo. Ma dovrebbe salire quella piattaforma. E mo? Le tonalità di voce diverse. Ma io non so dove fare. È attraversato tutto quel coso, dai. E non posso. Perché? È rotto. No, non questo. Che l'altra? L'altra strada, quella non l'hai fatta tutta. Sì, l'ho fatta. Si è stata bloccata a un certo punto. Siete voi che non avete notato. Hai visto? E no, non puoi salire? Uguale. Ah. Vabbè, muoio. C'è Dio. No, non mi dire che devi riaccendere la Madonna. No, no, dai, ma no. Sei bello, che sei cattiveria bello. Fottuta, Madonna. Questo ci piace. Triangolo, occhio, quadrato, Che palle, Madonna. È sbagliato, Nico. Ah, è sbagliato. No, io ho fatto giusto. Sì, il Basma non la pensa così. No, io ho fatto giusto. Sì. Occhio. Te lo posso assicurare, ho fatto giusto. Allora era già sbloccato. Ma non c'è il cazzo a fare. Abbiamo un bug di gioco. È procedurale. Ora puoi andare, va. Un bug di gioco. Sei buggato. Sei buggato di gioco. Ma vuoi vedere che sei buggato da prima? Perché com'è salita la lava non è salita l'altra piattaforma. Ma non credo. Che stava in basso a destra. No, se si è buggato è un cazzo per culo, Devo vedere che per il procedurale cambia di simbolo. Ma Paolo, ma che cazzo sta qua? No, Baldo mi fa pensare tutto, No. Ti sei bevuto qualcosa? Ma poi sarebbe l'unica cosa procedurale del gioco. Consiglio il mirto prima di venire. Allora. Ma io, si è bloccato. Sì, se ci riuscivi è stata lunga lunga. Che ragazzi, se sei bloccato qua noi abbiamo. Prova a vedere di nuovo il. Sì, vai di là dove stanno i simboli. Oh, ne perché si spengono altrimenti, fidati. Lo so, però vai a vedere magari è cambiato. Ma ci vado su mosso. Simbolo cazzo. Oh, mi sa che non possiamo. Raga, mi sa che si è rotto Baldo. Cioè se si è rotto no, Baldo non possiamo. No, che peccato. Occhio triangolo, vedi che procedurale! È lo stesso. È lo stesso. No, tu iniziati col triangolo. Ma lo sbagliavo. Questo è occhio triangolo. Dobbiamo iniziare dall'occhio. O sbagliavi tu ed ero così visto. Occhio triangolo. Una sì. Voce. Forse sbagliavo io. Sì, dai. No, guarda, sono sicuro che sbagliassi. Non può essere che è una cosa simile, capito? E beh, Baldo. Comunque sì, abbiamo un problema. Comunque sì, non risolviamo la situazione.
10 secondi soltanto. Scusa, mi vengono i dubbi esistenziali, mo. Su cosa? Perché non c'è niente in questi cosi? In quali cosi? Nei buchi. Oddio, tu dici di lava? Sti cosi? Ma io non dico niente. Io dico che questi buchi sono strani perché sì, non esce niente e non è, sì, non è uscito niente manco prima. Ma la lava non cola lì. Ma io che cazzo te ne devo dire? Che ne dico? Io sto. Vuoi vedere che devi riempire questi cosi qua di lava? È assurdo che ogni micro avanzamento Baldo ti punisce. No, beh, è atroce, ragazzi. Cioè... Però qua ti fa vedere che la lava deve cadere in questi due vasi. In quei due. Sì. Sì, sì. Oddio, non l'avevo visto. Vedete che devi tappare quello? Ma come lo tappo? Con questo. Porta questo quadrato fino al ponte e lo metti su quel buco dove sprizza la lava. Oppure lo fai cadere sotto dove cadevi prima nella lava. Ma che pro? Mi sa che muore lo stesso. Qua dopo tre blocchi, altezza tre blocchi muori. Capito? A tappare quel buco lì. Però non lo so qual è il principio dei vasi comunicanti che stiamo per. No, una cosa. Secondo me fa parte della mappa questa cosa e quindi devo capire. Semplicemente questo dovrebbe alzarsi. Tanto mi esatto, e fungerà da ponte. Dai, si forza. Eccolo! Un triangolo là, segniamolo! Appena schizzo. Ma perché sti cose? Perché comunque ti mandano sulla carta? Però per me sono triggerato queste buche. Sì! Sì, ma perché? Cioè, ma a sto punto, visto che è così semplice, lasciamela aperta. Ma che cazzo devo fare? Perché qua c'è le torce. Ma c'è il fattore tempo. Ma Madonna, no, fermo. No, fermo. Fermo. Allora, ragazzi, no, fermo. Ci vediamo al prossimo gameplay, ragazzi. Ci vediamo al prossimo gameplay. Perché qua non c'è. E credo che qua ti daranno le chiavi colorate per aprire quelle porte del cazzo. Sì, i buchi colorati. Alla prossima. Un buco.